Gianni Colacioni, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda giornata al pomeriggio in compagnia di Laura Arconti, militante storica. Non occorrono ulteriori presentazioni. Le chiediamo intanto come ha trovato questo congresso a seguito delle allarmate dichiarazioni di Pannella che diceva che c'erano pochissime iscrizioni. Marco ha la specialità di dare gli allarmi atroci. Non dimenticherò mai quello che mi disse quando eravamo in Piazza Navona a proposito del referendum del divorzio. E stavamo aspettando i risultati. Lo incontro e gli dico: Marco, come va? Ah, è possibile che vada male, ma è anche... No, forse è possibile che vada bene, ma è anche molto probabile che vada malissimo. Lui è così, lui grida d'allarme perché così poi la gente corre. D'altronde effettivamente eravamo tutti un po' preoccupati perché c'erano stati il congresso di radicali italiani, nello stesso anno, questa prima sessione di questo qui, poi c'era stato il congresso di certi diritti, poi non so che diamine altro. Noi dobbiamo tenere presente che chi va a un congresso radicale paga di tasca tutto: il viaggio, l'albergo, il cibo, le bevande e compagnia bella. E che le forze dei radicali dal punto di vista finanziario non sono molto berlusconiane. Ne consegue che si pensava: no, questa volta diranno è una seconda sessione, tanto ormai il congresso l'abbiamo fatto, decideranno loro. È la cosa che ai radicali dà un fastidio terribile. In effetti poi un sussulto di responsabilità deve essere venuto. Sta di fatto che siamo in tanti, ma in tanti. Ho sentito l'ultima rilevazione, mi pare 485, e adesso ne devono venire ancora, perché io personalmente ne conosco almeno tre che arriveranno domani per motivi di lavoro, così. Sono sicura che questa volta, non dico che arriviamo a 1000, non facciamo gli ottimisti ad oltranza, però il congresso va bene, è interessante, i compagni non italiani sono splendidi, gentili, per bene, preparati, parlano poco, gli italiani parlano sempre tanto. È vero, comunque sia, questa emergenza che Marco ha, diciamo, esternato, se non altro è servita, oltre ovviamente a mobilitarci tutti quanti, a farlo tornare in una conduzione in diretta su Radio Radicale, che è stata molto apprezzata come cosa, anche con un filo diretto accennato che non si vedeva da molto tempo. È stata molto apprezzata questa cosa. E senti Laura, tu hai toccato un argomento importante, che è quello là dei congressi. I radicali sono dei grandi produttori di congressi, e effettivamente se ne succedono molti. Poi ovviamente con l'espansione della galassia e aumentano anche i momenti di... Una domanda che mi piace molto, ma... Ecco, perfetto. Allora, secondo te... Assolutamente no, è una cosa che viene ovviamente da una mia maturazione. Secondo te, appunto, tanto per farla anche per i nostri, che non sono dotati di intuito, i nostri ascoltatori, pensi che insomma tutta questa frammentazione, tutta questa congressistica possa essere utile, le sinergie si riescono a realizzare, o c'è anche un certo dispendio di energie? Il mio pensiero è che quando il Partito Radicale era una cosa sola e le iniziative e i temi erano tutti raggruppati nell'unico solo Partito Radicale, c'era una maggiore unità di intenti, questo sicuramente. Poi certo c'è stata la cosa meravigliosa di Marco che decide di fare il transnazionale, quella è stata un'idea da Marco Pannella, cioè proprio quelle famose idee che ti cambiano la storia. E lì io, tu c'eri quando c'era il grande dibattito fra i radical non violenti e i radical democratici? Ecco, una storia da morire da ridere, però andò avanti per qualche anno. Poi è nata questa galassia, ogni singolo tema, ogni singola iniziativa, ogni singola passione di un gruppetto di radicali è diventata un'associazione, un gruppo, un qualcosa. Molto bene, perché per esempio il lavoro di Nessuno Tocchi Caino, irripetibile, se fosse stato solo un segmento del Partito Radicale forse non avrebbe fatto tanto. Non c'è pace senza giustizia, queste onlus che sono un po' ammantate di radicalesimo, ma non troppo,
No, io sono molto dura su questa cosa qui. A me quello che si iscrive al Partito Radicale Transnazionale Non Violento Parapie e Parapà, ma non a Radicali Italiani, anche se vive a Roma, per esempio, o a Canicattì, ma comunque in Italia, quello lì mi fa un certo effetto, insomma, perché dico, ma la logica dov'è? Concludendo questo lungo discorso, perché veramente gli italiani parlano troppo, anch'io. È un argomento importante e merita giustamente il dovuto spazio. Secondo me bisognerebbe raggruppare tutta la galassia, riportarla a un unico troncone soggetto? Principale, un unico tronco, che ogni singolo ramo finisca per riferire al tronco, che ci sia un unico congresso dove tutto converga, dove tutte le nostre esplosioni interiori. Certo, è un congresso che deve durare 10 giorni, ma la domanda adesso la faccio io a te e quindi attraverso te tutti gli ascoltatori. Sono meglio 10 congressi da 3 giorni o un congresso da 12 giorni? Pensateci. Marco è più o meno di questa idea, perché io lo ascolto con molta attenzione e ho imparato in 40 anni di sodalizio, ho imparato a scivolare nel retro del suo pensiero anche quando decide che non è il momento di dire una cosa. So che ci sono molti altri compagni anche eminenti, cioè anche con degli incarichi, con delle responsabilità, che la pensano nello stesso modo mio. Un momento o l'altro questa cosa esploderà, diventerà dibattito e qualcosa ne faremo. Ma guarda Laura, non per parlare di me, ma io nel lontano insomma, 2004, a un congresso di radicali italiani, avevo fatto una proposta di mozione proprio di questo tipo, che si chiamava Costituente Radicale, di cui accennò anche Pannella in una sua conversazione con Bordin, perché l'avevo postata sul vecchio forum di radicali. No, nel 2004 l'avevo fatto. Sembra in un comitato. Marco ha fatto una mezza ammissione, però poi si è reso conto che non era il momento e ha girato il discorso diversamente. Però io ero lì con le orecchie tese, con le antenne vibranti, ho beccato e siccome ci stavo pensando da un po', ne avevo parlato con delle compagne così, e insomma io penso che questa cosa maturerà. Sì, anche perché il discorso dei, tu dicevi, non è opportuno, insomma non è sostenibile il fatto che chi si iscrive al Partito Radicale Transnazionale non si iscrive poi anche a Radicali Italiani o la Luca Coscioni o tutto il resto. Ma un altro problema che io mi ero posto anche quando avevo fatto questo progetto, la quota, le quote possono essere una cosa inclusiva o esclusiva, o meglio escludente, sì, quando sono tante e anche c'è, cioè, un po' cospicue? Questa è al solito la domanda intelligente. No, non potrei. No, io conosco parecchi compagni, uno che si è iscritto recentissimamente proprio al congresso di Radicali Italiani, che si è iscritto a Radicali Italiani facendo dei sacrifici inenarrabili, è un ragazzo che è così pieno di passione che è venuto da Napoli con un treno merci, perché non aveva i soldi per... è ospite a dormire in casa di non si sa chi e mangia con noi. Perché i radicali sono fatti, io non dimenticherò mai quel compagno di Nantes che venne dalla Francia a un congresso da Nantes, che è sull'estrema, sull'oceano Atlantico, no? Attraversando tutta la Francia e un bel pezzo di Italia, arrivò all'Ergife con l'autostop per partecipare a un congresso. I radicali sono così. Allora chissà quanti ce n'è che si iscrivono solo a Radicali Italiani perché hanno 200 euro, non ne hanno di più. Allora io ti dico proprio a chiosa questa cosa, ti dico che quel famoso progetto che io avevo fatto non lo potevi presentare perché non ero iscritto a Radicali Italiani, perché non avevo la possibilità. Una lira. Ero un osservatore. Ancora lire. No, 2004 erano già euro. No, erano già euro. Sì. Già euro. Allora il problema è questo qua. La rateizzazione del pagamento l'abbiamo già inventata, non possiamo reinventarla. Bisogna avere un guizzo di intelligenza, di fantasia, di radicalità e inventare qualche altro trucco. Un soggetto unico imporrebbe una quota unica, che non potrebbe essere la somma di tutte le singole. Il partito ha bisogno di soldi e non si può ridurgli. Sì, ma un soggetto unico spende anche meno. Questo non lo so.
perché per esempio le onlus che lavorano a Bruxelles o a New York forse hanno diverse possibilità di fruire di facilitazioni di cose, questo sarebbe da studiare, questo è un problema da fare, com'è il G8, il G20, il G33, come diceva la nostra carissima, mettere insieme tutti i tesorieri di tutta la galassia che dibattano questo problema, discutono e prendano, vedano se possono inventare qualcosa.